All'inizio del 2018 sono andato a Parma per un servizio per la RAI e guardandomi attorno ho detto, beh, bella Parma, è una città che giustamente ha vinto la candidatura ad essere città italiana per la cultura. Poi però ho detto, ma perché non Rimini? In quel momento lì Rimini appunto stava vivendo la sua metamorfosi, il suo cambiamento, la sua trasformazione non solo in città balneare ma anche in città ricca di storia. La storia è sempre stata, però bisognava anche renderla evidente. Dopodiché la cosa mi è venuta in mente, ma poi me la sono anche dimenticata, leggendo che Procida era stata indicata come capitale della cultura del 2022, ho detto, beh, adesso è il momento di Rimini, Rimini ce la può fare. E da lì ho scritto 30 righe che sono diventate un lungo elenco di persone, amici, conoscenti, semplici cittadini che mi hanno espresso sia privatamente sia in maniera pubblica l'adesione a questa piccola intuizione che però sta diventando un grande progetto.